Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. In questo video voglio parlarvi delle bussole o boccole filettate per legno. Nella fattispecie voglio parlarvi di questi due tipi. Ferramenta molto utile quando si devono assemblare pannelli o particolare ferramenta come ad esempio delle ruote sul legno. Questa infatti, avendo una filettatura interna in metallo, permette un'ottima presa e un'ottima resa nell'assemblaggio. Guardandole in dettaglio, le boccole di cui volevo parlarvi sono queste due tipologie qui. Questa cosiddetta a ragno, perché presenta queste quattro punte che andranno a conficcarsi nel legno, permettendo alla bussola di non girare insieme al perno o alla ruota e di quindi creare un buon fissaggio. L'altro invece si va a avvitare su un preforo fatto sul legno e la parte che andrà a fare presa sono proprio le spine che andranno avvitate come se fosse una normale vite. Questa, essendo concava e filettata, permetterà anche in questo caso al perno di fare una buona presa. Il montaggio sul legno è molto semplice: definite la misura di cui abbiamo bisogno, ad esempio questo qui ha un passo interno da 8 mm e un esterno totale di 12 mm. Andrò a fare un preforo che su un materiale morbido come l'abete sarà di 10 mm, perché vado a misurare praticamente l'interno fra una spira e l'altra e ho proprio 10 mm. Qualora invece dovessi utilizzare un pannello o un listone molto più duro come un faggio o un rovere, non andrò a fare un foro da 10 mm perché il montaggio risulterebbe molto faticoso. Quindi andrai a fare un foro da 11 mm, dovrebbe essere sufficiente per un buon serraggio e un agevole montaggio. Invece in questo caso, non dovendo fare sforzo particolare, vado a fare un foro, in questo caso da 10 mm, nel momento in cui comunque ho un passo interno da 8 mm di diametro. Il lavoro che fanno entrambe è praticamente identico ed è quello di creare una filettatura interna a un pannello, a un listone, abbastanza resistente e abbastanza forte da permettere un buon ancoraggio agli elementi che poi andranno montati. Ma per l'utilizzo che ne faccio io preferisco differenziare le boccole in base al tipo di lavoro che devono fare. Faccio un esempio. Questo qui lo vado a utilizzare spesso quando la forza del perno o dell'altro pannello che devo andare a montare praticamente è da questa parte verso l'esterno, perché più tiriamo più questo tenderà a conficcarsi. Se facessi al contrario ci sarebbe il rischio, il movimento farebbe fuori uscire i denti, quindi andrei a perdere l'utilità della boccola. In questo caso invece posso lavorare sia in un senso che nell'altro, perché praticamente ho questa svasatura della bussola, ma quello che mi potrebbe preoccupare è che questo effetto svasatura su un materiale molto morbido, stringendo molto forte, potrebbe far penetrare la bussola all'interno del legno, creando anche una lesione. L'esempio pratico che potrei farvi, praticamente, se dovessi montare una ruota su questo listone, non andrei a mettere questa tipo di boccola, perché potrebbe far in qualche modo anche il movimento stesso della ruota, l'attrito, far uscire la boccola dal suo alloggio. Invece con questa qui, soprattutto se nel momento in cui andiamo anche a mettere del mastice che vada a incollare la filettatura sul legno, non abbiamo completamente il rischio di questo effetto leva. Andiamo ora a vedere praticamente come fare questo tipo di lavoro. Il materiale su cui sto facendo questo esempio è abete, quindi un materiale morbido. Mi posso permettere di conseguenza, come vi dicevo, per un passotto, almeno per questa boccola o bussola, di andare a creare un preforo da 10 mm. Controlliamo l'intera lunghezza della boccola, perché questa deve lavorare per un lavoro pulito a filo con il legno, quindi non deve fuoriuscire dalla superficie della tavola. Vado a controllare anche che il foro fatto sia adeguato alla profondità della bussola. Si potrebbe calibrare anche la profondità della punta del trapano con uno stop nel momento in cui il foro non deve essere passante, quindi il perno o la ruota non deve essere montata da questa parte, per evitare appunto l'errore e di bucare anche l'altra faccia del legno. In questo caso si avvita con una semplice chiave a brucola, ma esiste in commercio anche la versione con il taglio per essere avvitato da un normale giravite italiano. Cosa fondamentale in questo caso è quella di andare a montare la boccola
nella maniera più verticale possibile. L'ideale sarebbe lavorare con un trapano a colonna. Io ancora non l'ho a disposizione, vado molto ad occhio. Facendo un po' di forza, la boccola, in questo tipo di legno, un legno abbastanza spesso, fa tranquillamente il suo lavoro e va a filo con il legno. Quindi ho messo questa boccola completamente all'interno. Posso ora tranquillamente andare a montare la mia ferramenta senza nessun tipo di problema. E questa praticamente risulta molto molto resistente, impossibile da uscire, da fuoriuscire, anche se facessi leva in qualche modo. La bussola rimane completamente annegata all'interno del legno. Come vi dicevo poco fa, secondo me questo tipo di bussola è l'ideale per andare a montare delle ruote sui nostri manufatti. Su questo tipo di bussola è praticamente impossibile che si venga a creare l'effetto leva. La forza che imprime la filettatura sul legno è tale da permettere una forza molto molto resistente e quindi su un urto sulla ruota questa praticamente è impossibile che strappi via le fibre del legno facendo saltare via la ruota. Passiamo ora al montaggio di quest'altra bussola detta a ragno o boccola a ragno, dove praticamente, sempre con la filettatura M8, andrà fatto un foro da 10 mm, questo in ogni tipo di legno, perché non andrà a fare un lavoro come nell'esempio precedente, ma saranno i dentini presenti sulla parte piana della boccola a fare presa. Come vi dicevo, io questo lo utilizzo nel momento in cui la forza che devo andare a fare è a tirare, quindi quando, come se la boccola dovesse ancora entrare all'interno del legno. Di conseguenza farò un foro passante. È importante anche in questo caso che il foro sia quanto più possibile perpendicolare alla superficie su cui stiamo lavorando. Andiamo a pulire quelle che sono le schegge provocate dalla lavorazione. In sostanza andiamo a piantare la boccola sul legno. Abbiamo così la possibilità di lavorare da questo lato in trazione, magari assemblando più tavole. Questa è una ferramenta che si utilizza molto nei mobili. Quello che volevo farvi vedere è l'effetto leva che si può venire a creare quando si lavora sulla stessa faccia in cui è stata applicata questo tipo di boccola. Siamo praticamente nelle stesse condizioni dell'esempio precedente. Facciamo finta che la ruota urti contro un piccolo spigolo, un piccolo gradino. E questo è l'effetto che si ottiene. Quindi, con questo voglio dimostrarvi quanto ho detto prima, che questo è un tipo di boccola che lavora a trazione. Quindi, montata da questa parte, la forza deve essere da quest'altra parte. Altro esempio che sto facendo per farvi vedere la direzione di lavoro di questa boccola è questo qui. Sto mettendo questo perno, simulando di voler assemblare queste due tipi di tavole. Allora, innanzitutto, quando andiamo a fare questo lavoro, stiamo attenti a non battere per evitare che la boccola possa far uscire. Di proposito, ho lasciato un po' di spazio e non l'ho incassata perfettamente, appunto per farvi vedere cosa succede. Quindi inserisco il perno. Nel momento in cui vado a fare il serraggio, avviene questo.
Praticamente la boccola si è in automatico andata a serrare ancora meglio sul legno. Praticamente la boccola è stata compressa dalla filettatura, non ha fatto altro che conficcarsi ancora meglio nel legno, quindi andare a completare il suo serraggio. Probabilmente questa ferramenta di cui abbiamo parlato oggi l'avete vista e rivista molte volte nei mobili industriali. Da oggi spero che qualcuno possa prendere spunto da questo video che ho fatto per poter realizzare autonomamente qualcosa di utile per se stesso. In fin dei conti i passaggi sono molto semplici, come abbiamo visto, e quindi con una semplice punta su un avvitatore o su un trapano si riesce a fare qualcosa di efficace. Detto questo non mi resta che salutarvi, ricordo per chi non l'avesse fatto ancora di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!